Longo Luigi, di Giuseppe e di Gotta Lucia. Nato il 15 marzo 1900 a Fubine. Pericoloso, comunista. Comunista, Luigi Longo lo è sempre stato. Il 21 gennaio 1921 è tra quelli che abbandonano la sala del Teatro Goldoni a Livorno, dove si tiene il 17° congresso del Partito Socialista Italiano, per prenderne le distanze e dar vita al Partito Comunista d'Italia. Quando adesso si parla del 70° della Resistenza, che inizia l'8 settembre del 43, finisce il 25 aprile del 45. La Resistenza inizia quando nasce il fascismo. Mentre Longo muove i primi passi da dirigente della Federazione Giovanile Comunista ed è tra i collaboratori del giornale Avanguardia, lo squadrismo fascista dilaga. È durante il suo primo viaggio in Russia, come rappresentante della Federazione Giovanile Comunista al 4° congresso del Comintern, che i fascisti prendono il potere con la marcia su Roma. Questo rafforza ancora la sua adesione alla politica e oramai diventa un rivoluzionario professionale. È l'inizio di un'attività clandestina. La polizia fascista lo segue costantemente e i suoi spostamenti vengono annotati e trasmessi alle prefetture di riferimento. Sin dall'inizio il Partito Comunista si pone come partito che deve rovesciare il regime fascista con le leggi speciali del 26. La direzione del Partito Comunista Italiano deve spostarsi all'estero, si sposta prima in Svizzera e poi a Parigi, proprio per continuare la lotta in Italia. Zurigo, 17 gennaio 1929. In relazione all'arresto del connazionale Luigi Longo, ieri l'Humanité pubblicò un allarme di Henri Barbusse, presidente del Comitato per la difesa delle vittime del fascismo, per l'arresto avvenuto a Zurigo dell'antifascista Luigi Longo. Oggi esso è pubblicato in seconda pagina da L'Air Nouvelle. Dopo la Svizzera, la Francia diventa la base degli antifascisti fuoriusciti, ma l'attività dei comunisti si concretizza con azioni e rapporti costanti con l'Italia. La frattura tra Partito Socialista e Partito Comunista indebolisce l'opposizione al regime e ne favorisce il consolidamento. L'errore sarà evidente soltanto con l'ascesa inarrestabile di Hitler. L'urgenza di una nuova politica su scala internazionale porta allora all'unione delle forze antifasciste e nell'agosto del 1934 il patto d'unità d'azione tra comunisti e socialisti viene siglato. Questo tipo di problema viene affrontato nell'Internazionale Comunista da Palmiro Togliatti, che è lui che nel congresso dell'Internazionale Comunista riferisce sulla necessità dell'unità d'azione e dell'avvio della politica dei fronti popolari. Nell'ottobre del 1935 il fascismo dichiara le sue mire sull'Etiopia. Dall'Italia cominciano a partire le prime truppe per l'Africa e il Partito Comunista d'Italia prepara un documento contro la guerra. L'unità d'azione diventa la base su cui costruire il fronte unico con l'obiettivo di potenziare l'azione contro il fascismo. L'anno successivo, nel luglio del 1936, in Spagna il golpe militare di Francisco Franco dà inizio alla guerra civile. Luigi Longo è tra i primi antifascisti ad accorrere in Spagna.
c'è questo fronte popolare in Francia, seguito immediatamente dalla guerra di Spagna, e si creano le brigate internazionali che raggruppano persone provenienti un po' da tutti i partiti. Da riservate informazioni assunte, è risultato che il noto Longo Luigi, sedicente Gallo, svolge notevole attività politica per l'organizzazione di milizie antifasciste. All'inizio, il comandante Gallo dirige i volontari italiani inquadrati nella Brigata Internazionale Garibaldi e diventa subito leggendario per la calma imperturbabile, la lucidità e il coraggio con cui riesce a guidare un esercito di volontari male armati e denutriti. Lui e Martì, i due capi delle Brigate Internazionali, non è un caso, cioè lui ha studiato l'arte militare prima, è stato allievo ufficiale, si è sempre interessato ai problemi militari, cioè gli era chiaro che in un modo o nell'altro si sarebbe arrivati a far cadere il fascismo con la lotta armata. Il suo ruolo in Spagna è decisivo, ma dopo 2 anni e mezzo di combattimenti è costretto a cedere. Rientra a Parigi, ma nell'agosto del 1939 viene arrestato dal governo di Vichy e dopo poco viene trasferito al campo di Vernet, nei Pirenei. Il braccio di ferro tra le autorità italiane, che ne chiedono l'estradizione, e la Francia di Vichy si conclude nel gennaio del 1942, quando Longo viene consegnato alla polizia italiana e assegnato al confino con un intervento diretto di Mussolini. 8 marzo 1942. Il Duce, cui è stata rappresentata la posizione del noto comunista Longo Luigi Di Giuseppe, alias Gallo, nonché la mancanza o quantomeno insufficienza di elementi per la denuncia al Tribunale Speciale, ha disposto che sia assegnato al confino di polizia da scontarsi su un'isola. Luigi Longo rimane a Ventotene fino alla caduta di Mussolini. Nel 1943 sull'isola ci sono circa 500 comunisti. Per 18 mesi il comandante Gallo resta in attesa. Badoglio tentenna un po' paura di questi rivoluzionari scalmanati che sono rinchiusi, eccetera. Poi cede e il punto, mio padre e quelli di Ventotene, dove c'è un forte gruppo, escono il 19 agosto. La resistenza italiana ha potuto essere tale per un motivo essenziale, che si sono conservati, soprattutto nei confini, alcune migliaia di quadri. Il 9 settembre si costituisce a Roma il Comitato di Liberazione Nazionale, che riunisce tutte le forze antifasciste in un'Italia divisa in due parti, con la Repubblica Sociale di Mussolini al centro-nord e il governo Badoglio al sud. I primi gruppi che diventano l'ossatura della resistenza si formano in prevalenza spontaneamente. Sono uomini sparsi, completamente disorganizzati, ed è a quel punto che l'esperienza del comandante Gallo diventa fondamentale. Credo che non si è notato abbastanza l'importanza della guerra di Spagna per la resistenza italiana. C'è questa prima ossatura delle brigate garibaldine che serve poi e viene utilizzata anche da tutti gli altri raggruppamenti e brigate formate magari su iniziative con la direzione del Partito Socialista, in alcuni casi le brigate Matteotti, molto, che la seconda forza dopo i garibaldini, sono indubbiamente
giustizia e libertà. Mentre le brigate Garibaldi crescono in fretta, la lotta armata viene sostenuta dalla mobilitazione operaia nelle fabbriche e lo sciopero diventa sabotaggio alla guerra e opposizione al fascismo. Quando viene dato l'avvio all'insurrezione, molti operai occupano le fabbriche e le trasformano in presidio. Ci sono intanto delle indicazioni che provengono dalle brigate Garibaldi già dal marzo del 45, indicazioni di lavorare per prepararsi all'insurrezione nazionale. A Milano è in azione il comitato insurrezionale costituito da Longo, Sereni, Valiani e Pertini. E la mattina del 25 aprile 1945 viene annunciato lo sciopero generale. Cittadini, all'alba del 26 aprile gran parte dell'Italia del Nord è stata liberata, ma Mussolini non accetta la resa e decide di tentare la fuga. Si è deciso di catturarlo e fucilarlo immediatamente. Furono mandati Audisio e Lampredi ad eseguire l'ordine. Era mio padre che si è occupato di questo. La fucilazione di Mussolini forse va vista anche sotto questa ottica, che ha certamente risparmiato una resistenza fascista che sarebbe protratta oltre il 25 aprile se Mussolini fosse stato ancora vivo. Essendo morto è stato subito troncato tutto e sono risparmiate non poche vite. Ben, da quanto mi hai mandato a dire deduco due cose. Che non sei più in te e che manchi totalmente di serenità. E che per quanto mi riguarda è finita. Mi spiego. La tua andata in Milano è follia. Tutto ciò è velleitario, confusionario e inconcludente. Nei riguardi dei camerati e nostri. Andare a Milano che significava? Significava andare nel cuore della politica in quel momento, perché a Milano c'è il CLN clandestino, c'è la testa pensante dei partigiani, delle brigate partigiane, e lui lo sa. A Milano c'è la chiesa, c'è il cardinale Schuster. Nel marzo del 1945, tramite l'arcivescovo di Milano, cardinale Schuster, Mussolini fa pervenire agli alleati una proposta di capitolazione. Ma gli anglo-americani rifiutano ogni trattativa, esigendo una resa incondizionata. Nel quadro politico, la tua andata a Milano è controproducente. Basta un bombardamento per distruggerti. Per l'ultima difesa è ridicolo. Per andare contro i camerati è grottesco. Per difendere il Po è assurdo. Senza i tedeschi l'Italia non si difende. Sembra anche molto più realistica di Mussolini, perché gli fa capire che non c'è altra soluzione che quella di fare riferimento a Hitler. E il fatto che glielo dica in un modo così netto e brutale è anche un modo di squalificarlo però come capo, dicendogli senza Hitler tu non conti nulla. Il resto è chiacchiera e buffonata. Quello che conta è sapere direttamente dal Führer le intenzioni definitive e chiarissime che tu hai il diritto e il dovere di chiedere. Clara, io non posso.
non voglio restare più qui. Sono avvilito e umiliato. E deciso ad andarmene. Vedo Monza, non Milano. Poi fai come ti pare. Io non sono che cretina. Constato ancora una volta che esiste in te la somma ingiustizia a considerarmi un intralcio. Io ti ho chiesto di farmi vivere per te, se devo, come dovrò, morire per te. Clara è molto consapevole delle sue scelte, è molto consapevole del suo destino e lo rivendica con una forza al femminile che colpisce. Se mi devo nascondere per non vederti più, per rinunciare a te, per non avere più nulla di te, soltanto che la disperazione di assistere all'usurpazione del mio posto, guadagnato a prezzo di lacrime e di sofferenze inaudite, io vado via. Sì, ma per sempre. Io non posso rinnegare né il mio passato, né il mio presente, né il mio avvenire. Si ha l'impressione, leggendo a volte il carteggio, che il richiamo alla storia sia per Clara che per Benito il modo per nobilitare la loro passione amorosa. Io non fuggo perché storicamente non mi macchio di un gesto vile, ma fuggo da te. Ed è un modo probabilmente attraverso il quale il privato amore diventa una nobile solidarietà di fronte al destino. Non ti comprometto politicamente con il passaggio al nemico, che mi comprenderebbe più di quanto tu non mi abbia mai compreso. Clara lo fa per amore e lo dice nel momento in cui è convinta che Mussolini possa anche lasciarla andare. E lei non rinuncia all'idea che la sua vita dovrà chiudersi con una morte in bellezza. Non abbandono la mia fede. No. Vado dove si potrà morire in bellezza, a testa alta, con la fronte nuda, dove non si senta più parlare né di te né della melma che ti circonda. Morire in bellezza. Sembra quasi che voglia dare delle lezioni di fascismo a Mussolini. Tu non mi vuoi. Non mi meriti. Non sei abbastanza grande per il mio amore, per la mia offerta. Lo sei, grande. Soltanto per la idea e come duce. L'idea fascista. È Clara che è cresciuta in questa idea, si dimostra, per molti aspetti, forse l'unica donna nuova come Mussolini l'aveva immaginata, soltanto che in questo periodo Clara non vede più in Mussolini l'uomo nuovo, il capo nuovo, così come l'aveva sognato. Posto che ormai non posso fare la guerra, devo fare della politica. A Garignano non si fa, non si può fare. Quindi trasporto le mie tende a Milano, pur conservando a scopo di camuffamento la villa di Vedano sull'Ambro. Scopertissima. Le radio nemiche ne hanno già parlato. A Garignano, il 16 aprile 1945, Mussolini riunisce per l'ultima volta il Consiglio dei Ministri della Repubblica Sociale e annuncia il trasferimento del governo a Milano. Tutto sta per crollare. Il Duce va al Vittoriale per celebrare il 7° anniversario della morte di D'Annunzio. Parlando del poeta, sembra che Mussolini parli di se stesso. No, comandante, tu non sei morto e tu non morirai, dice. Sono le ultime immagini che ci lascia la propaganda. In primavera, con la resistenza che avanza ovunque, con l'insurrezione generale, la storia di Mussolini diventerà una storia di fuga. Si rifugierà a Milano, in prefettura. Incontrerà invano all'arcivescovado i rappresentanti della resistenza. Qual era il motivo vero? Qual è stato? Ma vede, loro avrebbero dovuto, quando Mussolini fece sapere a Marazza, che attraverso non so quale sacerdote, che intendeva parlare con il CLN per arrendersi, quelli del CLN avrebbero dovuto tutti convocarsi. E indubbiamente noi non, io mi sarei opposto, perché dobbiamo incontrarci con Mussolini? Se Mussolini vuole arrendersi, si arrenda senza condizioni. Questa era la decisione già presa in precedenza da una deliberazione del CLN Arte Italia, che i gerarchi dovevano arrendersi senza condizioni e che poi sarebbero stati passati per le armi.
Senta, il cardinale Schuster cosa le disse? Il cardinale Schuster mi spiegò, mi disse che c'era stato Mussolini, che c'era stata una conversazione, che Mussolini era pronto a consegnarsi, ad arrendersi al Comitato di Liberazione Nazionale Alta Italia, purché nei suoi confronti si osservassero le norme del diritto delle genti. Io finsi di non comprendere che cosa voleva dire le norme del diritto delle genti, dico, abbia la cortesia di spiegarmi meglio, ma sì, dice, le convenzioni dell'AIA, cioè deve essere trattato quale prigioniero di guerra. Sì. E allora dico, no, dico, lui se si vuole arrendere si consegna al CLN, ma senza porre condizioni, resa senza condizioni, questo fu quello che io dissi. In quel mentre il cardinale Schuster mi disse, ma allora che cosa accadrà? Dico, eminenza, la ruota dell'insurrezione ha incominciato a girare stamani all'alba e nessuno potrà arrestarla finché non è arrivato, ha terminato il suo corso. Poi ancora il cardinale Schuster soggiunse, ma figli miei, vi sarà spargimento di sangue? E allora insorse con una certa veemenza Emilio Sereni, dice, ma lei, io non ci consideriamo suoi figli, né lei non è il nostro vescovo, perché lui disse, ascoltate il vostro vescovo, lei non è il nostro vescovo, perché lei durante la guerra partigiana, ripetutamente dal pulpito del Duomo di Milano, si è scagliato contro i partigiani che si battevano contro i nazisti e contro i repubblichini. In quel mentre tengo l'ex prefetto fascista di Milano, che era un signore che avevo visto lì, e al quale non mi era stato presentato, né io ci tenevo di conoscerlo. E questo signore si alzò a un certo momento e allora, proprio rivolgendosi a me, disse, ma lei non ha a cuore le sorti di Milano, in modo retorico proprio. E dico, senta, io non so chi sia lei, non mi interessa sapere chi sia lei, ma le faccio, lei è bene che sappia che io, non solo di Milano, ma di tutta l'Italia, ho avuto a cuore le sorti, non da adesso, ma dal 1922. Tiengo lasciò la sala dove eravamo riuniti noi col cardinale e andò in un'altra sala. Ritornò dopo circa, non so adesso il tempo stabilirlo, ecco, sì. Sarebbe dato, ritornò dopo una decina di minuti e disse con fare molto... Cioè entrò praticamente dalla porta... entrò dalla porta, sì. Entrò dentro, dice, rivolgendosi al cardinale, a noi dice, eminenza signori, il duce non intende arrendersi, intende resistere. Il generale Cadorna e il cardinale attendevano... La risposta, attendevano che Mussolini desse, ecco, una suona risposta. L'orologio della storia qui. Ecco. E si passa la storia, quello ha segnato tante tante ore, Fauste ed Infauste. E in realtà noi comprendemmo che Mussolini stava preparando la sua fuga e che Mussolini quindi andava incontro al suo destino che ormai era stato segnato. E dunque, poi ci misero al corrente, io riferisco quello che ci hanno detto i funzionari, gli impiegati che troviamo qui in prefettura, no? Che Mussolini si è affrettato a scendere questo scalone, seguito dai gerarchi. Qui c'era un grande affollamento. Facevano agomitate, non è vero? Erano dei naufraghi, sì, che si affanavano a prendere l'ultima scialuppa, sì, per salvarsi. E quindi ecco che quindi mi hanno detto, ecco, che... quindi qui c'era un via vai praticamente. Un via vai, gente che scendeva giù, proprio dandosi delle, sì, gomitate, Mussolini, sì, in testa, sì, affannato per poter raggiungere immediatamente la macchina dove c'erano i tedeschi e, sì, poter scappare. E pensava che forze partigiane dessero poi l'assalto alla prefettura e quindi ecco che si affrettava a scappare. La colonna con Mussolini e alcuni gerarchi fascisti aveva lasciato Milano puntando verso la Svizzera. Il comando tedesco avrebbe voluto invece che Mussolini puntasse verso Merano per poi essere trasferito in Germania. E gli alleati, questa è la cosa importante, gli alleati si preoccupavano invece di prendere loro Mussolini. Quindi c'era questa specie di caccia Mussolini su varie piste. Sì, Mussolini aveva lasciato Milano, fuggito da Milano, non per andare in una zona poi e riprendere la resistenza, aveva lasciato Milano con la ferma intenzione di raggiungere la Svizzera, questo è certo. Sì, da cosa risultava questa certezza? È risultata poi da quello che abbiamo appurato dopo, che Mussolini puntava verso la Svizzera. Sicuro, lui l'aveva detto ai suoi, io sono sicuro che il governo svizzero mi darà asilo politico. Che cosa portava con sé? Ora Mussolini, qui anche mi è stato detto dai funzionari e da altri, gelosamente teneva sempre con sé una borsa di pelle. Non è vero che in questa borsa di pelle vi fosse valuta pregiata. La valuta pregiata era sull'autoblinda di Pavolini,
che seguiva la colonna Mussolini. Cioè il famoso tesoro di Dongola. Sì, il famoso tesoro, il tesoro di Dongola. Della invece, invece nella borsa che Mussolini teneva con sé con tanta cura, si dice che ci fossero lettere di Churchill, che Churchill aveva scritto a Mussolini prima dell'entrata in guerra, prima della guerra e durante la guerra. Questa è la cosa grave. Ora, io credo che questo corrisponda a verità, perché poi furono inviati dal governo inglese emissari qui in Italia, e poi io penso direttamente da Churchill, per venire in possesso di questa borsa. Anch'io fui avvicinato da un esponente, da un uomo del comando inglese, che mi chiese se per caso avevo notizia di questa borsa che conteneva. Difatti non ho avuto risposte di no, perché in realtà io non venni mai in possesso di questa borsa. Senta, perché gli alleati avrebbero voluto prendere loro Mussolini, secondo lei? Boh, secondo me l'avrebbero voluto prendere per avere un trofeo di guerra, insomma. E si diceva loro anche che alcuni impresari americani, nel più puro spirito americano, pensavano già di poterne fare di Mussolini un oggetto di esposizione alla maniera dei circo Buffalo Bill di qualche anno prima. Senta, comunque c'era anche qualche altro motivo politico, forse? Certo, c'era il motivo politico, credo almeno. Personalmente credo che il motivo politico più serio fosse questo, di impedire che la cattura di Mussolini fosse opera dei partigiani stessi e quindi che la liberazione fosse opera degli italiani. E direi proprio per queste ragioni noi ci siamo battuti, noi e tutto il corpo partigiano dei volontari della libertà, ci siamo battuti perché gli americani non si impadronissero di Mussolini, ma volevamo impadronircene noi per applicare una decisione che era stata del CLN Alta Italia. Noi volevamo che giustizia doveva essere fatta da noi, non da altri e dagli stranieri. Ecco, e qui col CLN che cosa avete deciso, ecco, allora? E noi discutemmo di queste cose. Con era il 26 aprile mattina. Il 26 aprile. Poi ci riunimmo il giorno dopo, il 27. E il 27 ci si comunicò che Mussolini, la colonna Mussolini, era stata catturata dai partigiani, dai garibaldini. Ecco, allora quando avete saputo che Mussolini è stato catturato, cioè, sì, voi cosa avete saputo di questa cattura? Dunque ci portarono la notizia, ce la diede Longo, non è vero, perché era stato catturato dai garibaldini, furono loro fortunati a prendere Mussolini. E allora Marazza subito chiese una cosa che mi sembrava logica, dal punto di vista direi politico e giuridico anche. Marazza disse, va bene, è stato catturato, sia consegnato al Comitato di Liberazione Alta Italia, ci riuniremo e giudicheremo e decideremo il da farsi. Allora, dopo la proposta Marazza, che cosa è successo praticamente? E dopo la proposta Marazza, parliamoci chiaro, io ero preoccupato perché temevo che si perdesse tempo e che Mussolini cadesse nelle mani degli alleati. E con questa preoccupazione io mi avvicinai all'amico, al compagno Longo, e gli dissi: Luigi, mi raccomando. E lui mi rispose: stai sicuro. E me ne andai via tranquillo, perché con questa risposta io ero certo che Mussolini sarebbe stato giustiziato da chi l'aveva preso, cioè dalle formazioni garibaldine. A Dongo lo scopriranno sul fondo di un camion, lo sguardo terrorizzato, il bavero del cappotto della Wehrmacht alzato. Qui siamo nella piazza principale di Dongo. Come vedete, il paese è ancora in mano ai partigiani. Thank you.
qui cominciano le inquadrature che il cameraman dedica al fronte lago, cioè al punto in cui furono uccisi tutti gli altri fascisti catturati assieme a Mussolini, tutti tranne Mussolini e la Petacci. Ed ecco un partigiano che mostra quello che presumibilmente è il cappotto che indossava Mussolini al momento della cattura. Adesso vedremo alcune inquadrature dedicate agli automezzi sequestrati dai partigiani durante le loro azioni nella zona. Ecco invece un dettaglio che è dedicato ad alcuni colpi d'arma da fuoco, sempre sul fronte lago, probabilmente sempre relativi all'esecuzione degli altri capi fascisti catturati assieme a Mussolini. Ed ecco la località Musso, dove per l'appunto fu fermata la colonna tedesca in cui si trovava anche Mussolini travestito appunto da tedesco. E siamo arrivati in località Giulino di Mezzegra, questo è il cancello della villa Belmonte e questo è il punto esatto dove, secondo il comandante partigiano Valerio, è morto Benito Mussolini. Thank you.
Il viaggio nella lunga liberazione proposta da Rai Storia si conclude oggi con il 25 aprile del 1945. Il 25 aprile del 1945 noi siamo abituati a guardarlo come un evento, come delle giornate insurrezionali. In realtà la giornata, l'evento, non restituisce lo spessore storiografico di quella data. Se vogliamo guardare al 25 aprile in una prospettiva storiograficamente efficace, dobbiamo guardarlo nel lungo periodo. Il 25 aprile è una tappa verso la normalizzazione di questo paese. Finisce la guerra, finisce il fascismo e riusciamo, questo è un po' quello che ancora gli storici oggi ne sono affascinati. È come se quell'evento avesse inoculato nelle energie degli italiani un surplus di dinamismo, di attivismo. Pensate che dopo il 25 aprile noi riusciamo a darci una Costituzione, andare a votare il 2 giugno del 46 in libere elezioni con una partecipazione elettorale incredibile, più del 92% di elettori, con una voglia di democrazia, una voglia di partecipazione che ci porta a darci una Costituzione che è ancora in vigore ancora oggi, che ci porta a ricostruire questo paese. Nel 1948, 3 anni dopo soltanto dalla fine della guerra, l'indice della produzione industriale è tornato a quello del 38, l'indice dei salari è tornato a quello dell'anteguerra, cioè la ricostruzione anche economica è finita. Se voi pensate alla lentezza delle opere pubbliche a cui siamo abituati nell'Italia di oggi, siamo di fronte a un vero e proprio prodigio. In 3 anni questo paese si è dato una Costituzione, si è dato una democrazia compiuta, si è ricostruita dalle fondamenta dal punto di vista economico. Questo miracolo è strettamente legato all'entusiasmo che le giornate del 25 aprile riuscirono a infondere nel cuore e nella testa degli italiani. Agosto del 44, cioè alla liberazione di Firenze, l'insurrezione che c'è stata a Firenze, che era ordinatissima, straordinaria, perché il CLN già funzionava perfettamente. L'11 agosto del 1944 Firenze è finalmente libera. Teresa Mattei, Chicchi, in battaglia, partecipa all'insurrezione come comandante di brigata. Si muove tra le macerie, portando i messaggi del Comitato Toscano di Liberazione Nazionale alle varie brigate partigiane giunte in città. Era veramente combattere casa per casa. Noi eravamo sui viali di circonvallazione in un strano pensionato Unione Cristiana delle Giovani. Eravamo nascosti lì, nella casa vicino che dava sul giardino della Gherardesca, c'erano nascosti i miei genitori, e passavamo attraverso il giardino, dovevamo seppellire i morti nel giardino, se c'era un morto tedesco lo nascondevamo. Chicchi Mattei è una donna minuta, ma di grande tempra. A 16 anni viene espulsa da tutti i licei di Firenze per essersi rifiutata di seguire la lezione sulla difesa della razza ariana. Io esco perché non posso assistere a queste vergogne. È il 1938 e Teresa Mattei ha già dichiarato la sua opposizione al regime di Mussolini. Il padre Ugo, amico di Piero Calamandrei e Ferruccio Parri, si schiererà con il Partito d'Azione.
Era stato un grosso colpo per lui quando io e mio fratello Gianfranco gli abbiamo detto che ci iscrivevamo al Partito Comunista nel 1942. Lui ci ha detto: ma io vi ho insegnato ad amare la libertà, non potrete starci perché a un certo momento ci sarà qualche inghippo. E noi avevamo fatto questa scelta perché ci sembrava che il Partito Comunista fosse l'unico veramente organizzato bene per poter opporre una resistenza al fascismo e finalmente riuscire a mandare via il fascismo e Mussolini e i tedeschi dall'Italia. E allora abbiamo deciso di fare la nostra scelta. Comincia così la lotta di Teresa e Gianfranco nelle file dei GAP. I fratelli si muovono tra Firenze e Roma e partecipano a diverse azioni partigiane. Io e mio fratello Gianfranco, quando eravamo qui a Roma i primi giorni di ottobre del 1943, sentimmo arrivare un convoglio militare tedesco e subito dopo i passi di ferro delle SS che andavano sul selciato di Piazza Esedra con un lugubre rintocco di morte. E mio fratello mi strinse forte forte un braccio e mi disse: uno di noi due non uscirà vivo da questa storia. Era proprio lugubre questa cosa e subito dopo ci fu la cattura di tutto il ghetto degli ebrei e fu proprio una premonizione per noi di tutto quello che di terribile ci sarebbe successo. Gianfranco è un brillante chimico e dà un grande contributo ai nuclei partigiani per la costruzione di ordigni esplosivi. Mio fratello fu catturato qui a Roma in via Giulia, dove c'era la Santa Barbara dei GAP romani. E lui con Giorgio Labò fabbricavano gli ordigni di guerra per far saltare i camion tedeschi. E purtroppo ci fu qualcuno che li tradì, che li spiò, e per una malaugurata circostanza furono presi lui e Giorgio Labò e portati via Tasso, torturati in un modo bestiale. E Gianfranco, mio fratello, disse a Giorgio Labò, passando davanti al suo spioncino: butta pure tutta la colpa su di me, che io vi lascio liberi di potervi difendere, accusatemi me e basta. E quella notte stessa si uccise, si impiccò nel carcere di via Tasso. Mi incontrai con un signore molto grosso, grande e grosso, e un altro piccoletto, erano Giorgio Amendola e Sandro Pertini, che facevano parte del comando militare di Roma, e mi abbracciarono. Era la prima volta che li vedevo e mi dettero questo biglietto che il tenente Gualberti era riuscito fortunosamente a salvare da via Tasso, e io portandolo ho attraversato tutta Roma a piedi, piangendo, non sapevo come fare a portarlo ai miei genitori, che si illudevano ancora che mio fratello non fosse morto. Carissimi genitori, per una disgraziatissima circostanza di cui si può incolpare solo il fato avverso, temo che queste saranno le mie ultime parole. Sapete quali legami di affetto ardente mi legano a voi, ai fratelli e a tutti. Siate forti, sapendo che lo sono stato anch'io. Gianfranco. È il 6 febbraio del 1944. Gianfranco muore a 27 anni e non vedrà mai Roma e Firenze liberate. Ma la perdita del fratello e compagno di lotta non frena Chicchi Mattei. Le azioni continuano. Nessuno pensava che io potessi essere una resistente, una partigiana, una gappista. Sono stata usata molte volte in quel senso lì. L'unica volta che ho messo il rossetto in vita mia è stato per mettere una bomba.
perché ero così irriconoscibile. Avevo messo una bomba vicino a un albergo, l'albergo Arno, dove passava il capo dei tedeschi. Stava lì dentro e usciva dall'albergo direttamente con la macchina per la paura di un attentato. E noi si mise lì una bomba e io dovevo essere lì facendo finta di portare una lettera di raccomandazione per qualcheduno. Poi scappai via subito, poi la bomba scoppiò di fatti. Noi cercavamo sempre di fare degli attentati senza vittime. La guerra è una cosa terribile, io è per questo che mi occupo di pace, che vorrei davvero che non si dovessero più affrontare queste cose, che nessun ragazzo e nessuna ragazza dovessero più imbracciare delle armi, portare delle bombe, fare dei piani di distruzione. La guerra è violenza, sangue, fame, freddo. La guerra per le donne è anche stupro. Poco dopo la morte del fratello, Teresa Mattei viene arrestata mentre tenta di raggiungere Roma. Una vicenda di cui non è riuscita a parlare per moltissimi anni. Mi avevano catturato la Geheimfeldpolizei. Ero su un camion, mi ero nascosta su invito di due soldati austriaci in questo camion per poter fare il mio viaggio, perché non c'erano altri mezzi. E loro dovevano andare nel campo di Kesseling a portare un messaggio. E mi dissero: nasconditi dietro le casse. E lì, mentre loro andavano a portare il dispaccio, venne una pattuglia, mi sorprese dentro al camion e naturalmente chiesero ai tedeschi se sapevano di me. Loro dissero di no, perché sarebbero stati condannati, direi, per questo fatto che portavano una persona non militare e italiana dentro al campo di Kesseling. Pensarono che io stessi organizzando un attentato. Allora mi arrestarono, mi portarono in un loro posto di polizia a Perugia, dove stetti ore e ore sotto le loro sevizie. Rotto un rene con il calcio del fucile e poi mi avevano orrendamente violentata. E allora io, nella disperazione, avevo capito che avevano detto, il comandante aveva detto che la mattina mi avrebbero fucilata. E allora io saltai giù da un muro di 3 metri, sì, in piena notte, e per caso, proprio in un modo romanzesco, bussai alla porta di un convento, di una chiesa, e dentro in questo convento c'era la più cara amica di mia mamma. Mi curò un po' e poi, dopo un po' di giorni, riuscii ad avere un carbonaio che mi portò via su un camion. Teresa Mattei è una delle migliaia di donne partigiane che si sono opposte con tutti i mezzi al regime nazifascista. L'azione messa in campo dalle partigiane è stata fondamentale per il coordinamento tra le bande armate, per il trasporto di armi ed esplosivi, per la diffusione di informazioni e stampa clandestina, per l'assistenza materiale e medica, per il sostentamento delle famiglie. Le donne hanno una visione orizzontale del mondo e dei rapporti tra gli uomini. Gli uomini tendono ad avere una visione verticale, perché verticale è il potere. Le donne cercano più il sapere che il potere. Teresa Mattei ha fatto parte del direttivo dell'UDI e condiviso le lotte per i diritti con molte donne, tra cui Marisa Rodano. Io ho conosciuto Teresa Mattei, Chicchi, per le amiche, nel 40 o nel 41, durante una riunione di antifascisti, una riunione clandestina, in cui ci eravamo incontrati un gruppo di giovanissimi antifascisti romani con alcuni antifascisti fiorentini, tra cui Teresa. E
poi ci siamo rincontrati dopo la liberazione di Roma, dopo la fine della Resistenza. Donna coraggiosissima, straordinaria veramente. E ci rincontrammo dopo, quando Teresa fu eletta all'Assemblea Costituente ed era la più giovane delle costituenti. Lavorammo insieme all'Unione Donne Italiane per parecchi anni. Lei aveva una grande passione per i bambini. Infatti fu l'organizzatrice di un'associazione che era legata a Ludi, che si occupava dell'infanzia. E si occupò anche parecchio dell'ospitalità che venne offerta ai bambini del Mezzogiorno nelle regioni in Toscana e in Emilia durante quegli anni in cui c'era una grande miseria postbellica. Io non credo agli eroismi senza paura. Credo che l'unico eroismo sia di vincere la paura e di fare lo stesso quello che abbiamo deciso di fare. Alcuni messaggi speciali. Io, quando gli americani stavano per arrivare, insomma, sono arrivati, ero sfollata per l'ultima volta, dopo 9 volte che si cambiava casa. Eravamo andati a finire in una frazione del Forte, nella campagna che si chiama Caranna, dove avevamo un terreno. E pertanto io quel giorno vennero dei ragazzetti che loro cominciavano la mattina alle 6 a andare a giro. Arrivano gli americani. Che via con la bicicletta al Forte. In fondo c'è la capannina, aspettare. Si vide arrivare, ma una colonna di carri armati, che il viale è dritto fino a Tonfano, non si vedeva la fine, uno dietro l'altro, tutti gli americani che arrivavano, questi arrivarono fino al Cinquale, poi si è fermati per dei mesi, arrivarono fino a lì, e noi il giorno dopo, i tedeschi, quei pochi che erano rimasti, si facevano largo, erano montati sulle piante, sparavano, insomma si scappò come lepri. La prima notte abbiamo dormito a Tonfano, ma le cannonate arrivarono anche lì. E allora il babbo ci portò a Torre del Lago. E siamo andati, ci siamo stati fino alla fine della guerra. La mia nonna non ha capito nulla. La mia nonna era una signora. La mia mamma era una donna più semplice, aveva sposato il mio babbo, ma era più moderna. La mia nonna discuteva, lei mai e poi mai sarebbe uscita senza avere le superle, il suo turbante, si figuri di Teromaci. Vide 2 o 3 volte tedeschi, e siccome li vide puliti, con la divisa pulita, perché venivano semplicemente a razziare, a vedere se c'erano galline, quelle cose lì, lei non,
rimase soddisfatta del fatto che questa gente fosse pulita. La prima volta che ha visto gli americani, che l'ha visto tutti sporchi, tutti... Oh, arrivava la prima pattuglia, cara mia, gli fece un effetto così brutto. Finché è stato caldo, insomma, si poteva andare avanti anche così. Vestiti come il 20 settembre del 44, ma poi quando venne il freddo e l'umido, sa, a Torre del Lago, con quel lago lì, non se ne poteva più. Ci avvicinarono due inglesi e ci dettero due pacchi. Un pacco era peso peso e quell'altro era leggero, un po' più grosso ma leggero. E in uno era una scatola di quelle che loro agli americani gli arrivava dall'Argentina, di carne in scatola, 5 kg, mi ricordo che si fece in Francia. E quell'altro era un maglione cardigan inglese che loro avevano, di Shetland, sai, quelle lane, che fu immediatamente disfatto, fatti tutti i gomitoli dalle nostre mamme, e poi rifatto due affarini un po' corti, ma insomma... Non eravamo più proprio vestiti come a settembre. E poi dopo, a Natale, i tedeschi infatti se ne andarono via. Furono buttati fuori definitivamente dagli americani. Un soldato americano faceva la spola fra il fronte di Bologna e Torre del Lago. Era, si vede, portordini, qualche cosa. A Natale si vide arrivare con un sacco, poverino. Che ci sarà in questo sacco? Te lo immagina mia mamma, ci sarà la carne? No. C'era le saponette profumate col nome, sai, stampate, fatte apposta, che in America fanno questo. E poi lo smalto, il rossetto. Agli uomini le sigarette, vabbè, quelle li facevano comodo, ma insomma, tutto. Cose che non si potevano né mangiare né vestire, nulla, era solamente quello che abbelliva. Io la felicità di potermi mettere lo smalto, che a cose normali non mi ero mai messo, il rossetto delle labbra che chi si era mai messo nella vita, ma mi sono sentita bene, mi sono sentita nella società, nella storia, mi sono sentita una ragazza come quelle americane, ecco, come quelle di tutto il mondo, che pur non potendone più, perché guarda, eravamo distrutti, però si ripigliava, questa era la vita. E il superfluo mi è sempre stato caro. Da quella volta lì un regalo necessario, mai e po' mai. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 questo è il fiore del partigiano.